dei incroci principali sulla via principale di Sarajevo, sui binari dove passa il tram. Questo è uno dei tanti incroci di Sarajevo dove era impossibile passare normalmente per 4 anni di guerra, se no correndo qua a piedi o con la macchina. La gente che passeggia per le strade e che passa da una sponda all'altra. Gigi Ottani, oggi esce il tuo nuovo libro Shooting in Sarajevo. Di cosa parla e come si è sviluppato il progetto? È un progetto nato nel 2015 da un'idea mia, che è stata quella di provare a fotografare, proprio perché il termine shooting è sparare e fotografare la città di Sarajevo dai luoghi da cui i cecchini assediavano la città, quindi dai luoghi da cui i cecchini miravano e sparavano, provare a mirare e scattare. È stato un percorso che appunto per i miei tempi fotografici doveva concludersi in breve tempo con una mostra, un libro. In realtà poi anche per noi è stata tutta una scoperta, una scoperta soprattutto di dettagli, di alcune considerazioni che andavano fatte, che andavano ben oltre la fotografia e il mirare una persona che sta attraversando una strada. Ecco, quello che è rimasto senz'altro, che gli scatti sono stati tutti realizzati dalla montagna intorno a Sarajevo, dal quartiere di Grbavica, e cercando di mirare una persona o più persone che attraversavano la strada, quegli stessi luoghi, i viali dei cecchini, mettendo un mirino in post-produzione sul soggetto in un secondo tempo. Facendo delle prove mi sono reso conto che il fatto di metterlo leggermente spostato prima o dopo la ragazza che camminava faceva inevitabilmente entrare il lettore nella psicologia di chi stava sparando, chi decideva di risparmiare, quindi lasciava passare la persona, o chi stava aspettando di colpirla. Quindi questa qua è una roba che, diciamo, a me personalmente ha messo una grande suggestione. Anche quando ero lì che facevo le foto, devo dire che non è stato un lavoro facile, perché la foto in sé è stata semplice. In realtà essere lì in quel momento, in quel luogo, con una persona che non sa che tu le stai guardando, non sa che stai facendo una foto, quindi è una roba senz'altro che ha colpito. L'idea di fare questo colore, di fare questo trattamento delle immagini per dare questo colore un po' vintage, un po' polaroid, per capirci, anni 70, proprio perché anche se l'assedio è stato nel 90, in realtà mi richiama più del bianco e nero a una sorta di periodo di modernariato, un periodo moderno. Questa è una guerra moderna. E poi in realtà anche la Polaroid, il fatto di provare con delle Polaroid, col formato Polaroid, ci ha portato a un'ulteriore suggestione, che è quella dello scatto one shot singolo. La Polaroid non è una foto riproducibile, è una foto che fai una volta sola, come purtroppo uccidere una persona. Quindi in quel caso lì, avere una persona al centro del mirino di una Polaroid fa pensare anche a questo. Questo progetto per me è partito da una fascinazione iniziale, che è proprio la figura del cecchino, e per trattarlo da un punto di vista teatrale. In tutti questi anni di miei attraversamenti balcanici, l'impunità del cecchino è una cosa che mi ha sempre mosso delle cose interiormente. I cecchini ovviamente sono regolari dentro i corpi d'armata, però sono anche mercenari, cioè cecchini che sparavano, ovviamente indottrinati dentro a un'ideologia sbagliata, e sparavano per soldi. E poi ci sono i padri di famiglia europei che nei fine settimana, weekend sniper, andavano a sparare sui civili a Sarajevo e poi lunedì tornavano nel loro lavoro regolare, dentro la loro vita. Ciò che mi ha spinto dentro questo progetto, che appunto si è stratificato tanto, è l'impunità a cui queste persone non risponderanno mai, uomini e donne, perché c'erano anche cecchine donne, e che è un po' l'impunità del nostro tempo e che invece deve richiamarci a delle responsabilità individuali e collettive. E quindi è un libro storico che tratta di un argomento storico. Tra l'altro dentro abbiamo elaborato una mappa dei cecchini molto importante, secondo me, ma allo stesso tempo è un libro che cerca di dare una forma e quindi cerca di guardare anche a un futuro condiviso e di speranza, perché i cecchini sono
concreti, purtroppo in altre guerre in Medio Oriente, in altre zone del mondo oggi li subiscono, ma i cecchini sono invisibili, ma sono altrettanto temibili, e da questi dobbiamo trovare il modo di difenderci.